Archivio Storico Universale delle Belle Arti del Centro Accademico Maison d'Arte di Padova. I grandi autori del Novecento, i protagonisti dell'avanguardia. Rodolfo Savoia. Quella di Rodolfo Savoia è una pittura del tutto esemplare, che si pone tra le più alte e significative espressioni figurative del Novecento, raccogliendo in sé un autentico itinerario artistico che unisce un arco di espressioni, dal figurativo all'onirico, sino all'astratto. Così, le raffinate sfumature di colore esaltano la narrazione artistica con sprazzi di autentica luminosità, in una singolare tecnica nel paziente dosaggio cromatico, mentre le tonalità si trasfigurano nella luce che si dilata dolcemente all'intorno e negli orizzonti marini che sfumano nell'infinito. L'autenticità di questa modalità pittorica consiste nell'abilità esecutiva, ma anche in un'acuta analisi del pensiero, che si tramuta in calde visioni. C'è tutta l'armonia negli splendidi dipinti del maestro Rodolfo Savoia, mentre l'immaginazione creativa disvela nell'arcano i suoi segreti in paesaggi onirici che si astraggono dalla realtà. Personaggi della memoria che affiorano il loro fascino. Ecco che allora, evidente nella sua pittura, un ordine sovrano che va al di là dei soggetti raffigurati, con una costante ricerca di equilibrio ed armonia che indica una perfetta coniugazione tra senso ed intelletto, natura e razionalità. Ma ciò che colpisce nella pittura di Rodolfo Savoia è un'aura quattrocentesca e un evidente chiarismo che aleggia nei silenti paesaggi e nature morte. Nel richiamo di Giorgio Morandi, in un armonico rapporto di spazio e di volumi. Risolti in pure calme stesure cromatiche, mentre la luce diviene elemento di trasfigurazione poetica nella sospensione del tempo. In particolare, gli originali dipinti, che si aprono a formulazioni astratte, sono realizzate con mirabile pienezza e libertà di fantasia. Dove la geometria di base attraverso sovrapposizioni di incastri diviene aerea e quasi trasparente e la materia cromatica si raffina stemperandosi nella fluidità per divenire pura luminosità nella metamorfosi del reale, indicando nuove prospettive all'avanguardia per un nuovo linguaggio d'arte nella storia dell'arte italiana ed internazionale.